Nella nuova versione di Leonardo Agenti abbiamo previsto anche la possibilità di gestire le accise, quindi i rappresentanti, gli agenti che lavorano per ditte di liquori e comunque di alcolici potranno gestire questa tassa, questo tipo di tassa. Andiamo a vedere, qui c'è una ditta di esempio, mandanti articoli, ecco qui una ditta già impostata con la gestione accise. Come vedete, il programma è predisposto per qualsiasi tipo di attività, diciamo. Ecco, ci sono queste due particolarità, cioè la possibilità di indicare anche la gestione accise, e in questo modo nelle schede degli articoli sarà disponibile anche tale voce, e poi c'è anche la possibilità di gestire in modo alternativo, chiaramente, le taglie e i colori. Se uno non clicca né gestione accise né gestione taglie e colori, non ci saranno queste due gestioni, ovviamente, e quindi il programma è utilizzabile in qualsiasi settore. Andiamo a vedere il listino articoli per questa ditta. Ecco che per ogni articolo c'è la possibilità di indicare l'accisa. Questi sono articoli, questo è venduto singolarmente, questo è venduto singolarmente e questa è venduta in confezione. Quando è in confezione, in questo caso da 6 pezzi, quantità per confezione 6 pezzi, il prezzo si riferisce all'intera confezione e anche l'accisa da inserire è quella relativa all'unità di vendita, quindi all'intera confezione. Vediamo che per alcuni articoli, in questo particolare, in questo esempio, insomma, per il primo articolo ho anche impostato la possibilità di vedere un'immagine. Si può vedere in questo modo. C'è la possibilità per ogni articolo di vedere dei video. Ecco qua. Chiudo. E per ogni articolo è sempre possibile indicare la posizione di una scheda tecnica, che può essere PDF, DOC, XLS, quello che volete, e quindi vederla qui nella scheda articolo. Adesso passiamo alla gestione degli ordini, dove abbiamo un ordine di esempio che ho già impostato. Vedete che ci sono tre righe. Qui sopra ho inserito, ho scelto che la ditta mandante è appunto quella di esempio che abbiamo messo prima, un cliente di fantasia. Qui sotto abbiamo appunto gli articoli che riportano il prezzo, lo sconto, il costo dell'articolo, considerate le quantità. Ok, e per questo articolo che è venduto in confezione, il prezzo, dicevamo, si riferisce all'intera confezione. L'accisa è quella per l'intera confezione di bottiglie. Se vogliamo, possiamo cliccare sul codice articolo qui. E questo riquadro ci dà, questo specchietto ci dà l'informazione che magari ci può mancare in quel momento. Ci dice quanti sono i pezzi per confezione, il prezzo dell'unità di vendita, d'accordo, ce l'abbiamo anche qui, il costo totale compreso le accise. E abbiamo il netto unità in confezione. Questa è un'informazione in più che abbiamo da qui, perché può essere interessante da fornire come informazione all'acquirente, al nostro cliente. Anche da qui posso vedere le immagini, in questo caso per questo articolo non c'è un'immagine, clicchiamo sul primo articolo dove invece c'era un'immagine, clicco sul codice, ecco qui l'immagine che viene, in questo caso viene vista intera in questo modo, posso vedere il video direttamente da qui. Come vedete è un programma unico nel suo genere, molto difficile che trovate un programma di questo livello. Di alcune cose importanti, già che ci siamo, e tutti i prezzi possono essere cambiati al volo, quindi se io decido, voglio fare un prezzo diverso per questo articolo, basta che faccio qua su modifica, inserisco un prezzo diverso e mi viene segnalato in rosso su campo celeste per indicare appunto che è diverso. Attraverso questo bottoncino, ok, prima devo mettere in modifica, e attraverso questo bottoncino I sotto la colonna offerte, off, posso andare a controllare, a sapere qual è il prezzo attuale
Il prezzo di listino, ecco, era 5 euro, il prezzo in ordine 8 euro e posso vedere anche l'ultimo prezzo fatto, in questo caso è un primo esempio, quindi non c'è niente, posso vedere comunque l'ultimo prezzo fatto a questo cliente per questo articolo, quindi qui vedrò il prezzo finito, se ci sono sconti li vedrò da qui, se in passato ho applicato degli sconti e vedrò anche qual è la data dell'ultima, diciamo, dell'ultimo ordine che ho fatto a questo cliente in particolare. Esco. Ok, abbiamo impostato l'ordine con 3 righe. Confermo la riga, ecco qui sopra. Andiamo a vedere come viene la stampa. Gestione stampe. Stampa ordine corrente. Ok, questa è la stampa dell'ordine. Ecco qui, se avessimo messo un prezzo zero per un articolo, automaticamente qui sotto sarebbe venuta la dicitura omaggio oppure sconto merce, è una cosa che si può decidere come si vuole. Andiamo a vedere che oltre a questa pagina, poiché qui l'accisa per le esigenze di spazio, l'accisa è indicata solamente nel totale. Ok, una cosa da dire è che l'accisa è calcolata comunque anche se viene dato un articolo in omaggio, l'accisa, e quindi l'accisa più IVA, insomma, viene considerata in ogni caso, eh. Però siccome appunto non è indicata riga per riga l'accisa, andiamo a vedere che abbiamo preparato un'ulteriore paginetta che viene stampata sempre. Con indicazione, è una distinta praticamente, con tutti gli articoli in ordine e con l'accisa indicata qui in chiaro. C'è il prezzo per l'unità di vendita e c'è anche il prezzo dell'unità nella confezione, sempre utile al negoziante in caso. Vediamo che da questa preview di stampa io posso decidere da quassù di stampare effettivamente, oppure posso decidere di mandarla via email alla ditta mandante, oppure posso aggiungere anche un altro indirizzo che può essere quello stesso del cliente per mandargli un promemoria senza stampare al volo direttamente. Ecco qui, abbiamo parlato un po' di quello che è la gestione delle accise. E già che siamo qui, vi faccio vedere che nell'ordine si può indicare una destinazione merce diversa che va impostata nella scheda del cliente. Si possono impostare delle annotazioni, si può aggiungere all'ordine un allegato, perché mettiamo che uno per esempio voglia aggiungere, non so, una scheda tecnica particolare, lo può aggiungere all'ordine in modo da poterlo richiamare sempre da qui. E tutto qua, nell'ordine si può anche indicare un subagente, le provvigioni sono calcolate, ovviamente esclusa la parte relativa alle accise, no? Le provvigioni sono calcolate in questa sezione e possono essere anche modificate al volo, quindi se per un articolo a un certo punto invece che la provvigione definita nella scheda del mandante è necessario applicare una provvigione diversa, si può fare direttamente da qui. E questo è tutto. Vi rimando agli altri video.